troviamo nella sala teatrale dell'oratorio della chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore in Piscinola ed è un piacere mostrare anche alle giovani generazioni che seguono la scia del nostro impegno culturale per Piscinola e le sue tradizioni, con l'amico Pompane, per descrivere un pochettino l'impostazione della mostra con la quale abbiamo cercato di rievocare la tradizione piscinolese e tutto il contesto urbano che girava attorno alla festa del Salvatore, che è l'evento dell'anno più sentito e più desiderato, durante la quale i piscinolesi, le famiglie piscinolesi concorrevano in comunità con un forte desiderio di stare insieme, di bellezza, per poter aggregarsi ancora di più nell'ambito comunitario. Ecco, qua abbiamo messo il nostro simbolo, un po' che chiunque quando entra e esce dal quartiere nota questa storicità del luogo, che nel momento in cui Piscinola è diventato villaggio di Napoli, da comune a sé col sindaco diventa villaggio e aggregata al quartiere di San Carlo alla Rena. Ecco, la mostra è intitolata Piscinola è la terra del Salvatore, perché in questo territorio, fin dalle sue origini, un luogo ha preso proprio il toponimo di terra del Salvatore, probabilmente proprio questo sulla quale è stata costruita la chiesa. E il Salvatore è stato eletto a patrono principale del luogo, protettore religioso e civico, perché è stato anche santo patrono civico durante la permanenza del comune. E quindi abbiamo impostato la mostra, ecco, come vedi, iniziando con i riferimenti storici per vedere l'antichità di Piscinola, che è legata già al periodo ducale. Come si vede, Bartolomeo Cavasso nell'undicesimo secolo fa una ricostruzione di Napoli e della provincia nell'undicesimo secolo, e si vede che il casale di Piscinola, il borgo di Piscinola, già c'era. Parliamo del 1000. E la chiesa, infatti, già nel 950-960 è attestata la sua presenza, semmai in forma più piccola. E qua praticamente poi si vede nella mappa del Marchese che Napoli è 33 casali, e c'è il casale di Piscinola che è nella zona suburbana della capitale. E poi ci sono le mappe.